Buonasera maestro, benvenuto. Grazie. Io guardi, sono talmente contento, come le dicevo prima, che lei sia qui, che insomma a me è bastata la fotografia che abbiamo fatto prima. Adesso in teoria potrei anche non chiederle niente, ma poi so che sarebbe brutto e quindi proverò a fare domande non banali. Intanto abbiamo molto parlato di lei con Lorenzo prima. Si è ritrovato nei luoghi, nelle descrizioni? Yes. Ich sollte eigentlich in Deutsch sì, dabei sprechen. Dovrei parlare tedesco, sure. Veramente. But I'm speaking in English. Parlo inglese perché sarà più facile per il pubblico. Come vuole, yes. Per me è uguale, non capisco né l'uno né l'altro, quindi è identico. No. The locations in Amazonia, of course, I recognize it because I've been there. Certo, le ho riconosciute perché ci sono stato anch'io e ho lavorato lì. E assolutamente ho anche trasportato una nave attraverso le montagne. E quando si fa una cosa di questo genere, sì, esatto. Quando si fa una cosa di questo genere, si sa assolutamente che cosa significa stare in una foresta. Senta, maestro, dunque, il Museo del Cinema di Torino le ha dedicato questa retrospettiva, ristampando per l'occasione tutta l'intera opera. Quindi, intanto, è contento? Yes. Yes, of course, I'm sì, very certo, happy. Sono molto something felice. Like this has never happened before. Non è mai successo the films. Nulla che facessero una cosa così sul mio lavoro. Hanno ristampato il film, Grazia Paganelli negativi, wrote. C'è anche questo there's libro che ha scritto Grazia Paganelli e poi c'è un spettacolo interattivo di fotografie, di video e poi c'è stato anche un laboratorio di cinema nella scuola Holden. In a way the cinema, e hanno organizzato le cose al Museo del Cinema che sembra un tempio di immaginazione, non avrebbero potuto fare nient'altro di meglio da nessun'altra parte nel mondo. Di fatto era una sinagoga e adesso è il grande tempio dell'immaginazione e io sono davvero felicissimo, non mi è mai capitato di vedere nulla di simile. A Torino sono proprio bravi e lei ha nominato il libro di Grazia Paganelli, cioè il Castoro, in realtà, il tradizionalissimo Castoro che sta per uscire, dedicato appunto a Werner Herzog, eccolo qua, uscirà fra qualche giorno, fra un paio di giorni lo troverete, Segni di vita, Herzog e il cinema appunto di Grazia Paganelli. Quindi lei ha rivisto tutto se stesso a Torino? Ha rivisto tutto? No, no, per carità, grazie a Dio, non ho rivisto actually something like 52 films. Ho fatto qualcosa come 52 film, quindi... You have to hand the children over to an audience from one moment. Bisogna un attimo, appunto, ho parlato con gli studenti di cinematografia, ho parlato con scrittori, eccetera, ma 2, 3, 4 giorni e poi adesso è meglio andare altrove e lavorare e dedicarmi a un nuovo film. Di cui parleremo naturalmente nel corso di questa conversazione. Ho letto in una sua intervista che lei dice di sé però di non essere un artista, non so se è corretto intanto quello che ho letto. Volevo chiederle conferma. Yes, I feel ebbene, uncomfortable when you sì, call me an artist. Sì, non mi sento artist. Molto a mio agio se mi chiamano artista. Much of what I've done, molto di ciò has che been io ho fatto è stato piuttosto and il lavoro di un atleta e ho sempre ammirato artists, talmente tanto di più gli atleti che Torino, non gli artisti. Course, a Torino naturalmente Piero, si parla di Del Piero e quando si parla di lui si dice che è il migliore con la palla, ma... I'm a great fan sono of un grande fan di Baresi anche che ha giocato per il Milan e era il migliore quando non aveva la palla perché riusciva a leggere il gioco, riusciva a capire quello che sarebbe successo e non c'è stato mai nessun altro giocatore come lui che ha capito così bene fisicamente lo spazio come è capitato a lui, davvero sensazionale. Mi piacerebbe davvero nel fare i miei film essere uno che riesce a capire il cuore dell'uomo, l'uomo e gli spazi come l'Amazzonia, proprio come Baresi ha capito il gioco. Ma è pazzesco. Io se fossi Baresi, guardi, Baresi come Fitzcarraldo. Non possiamo paragonare le due cose, però Fitzcarraldo è un conquistador degli inutili.
Baresi invece era in ultima analisi un grandissimo difensore, non si può superare. Tra l'altro il suo libro La conquista dell'inutile a proposito di Fitzcarraldo è un capolavoro assoluto, spero non si offenda, ma altrettanto emozionante quanto il film, secondo me, insomma, naturalmente dal punto di vista letterario, insomma, davvero coinvolgente, davvero sorprendente. Credo edito da Mondadori, lo dico per chi fosse interessato. In un certo modo a volte mi capita di pensare che i libri che ho scritto siano migliori dei film. Certo, il pubblico non è d'accordo sempre, però... Non è detto, non lo so, per me vale tutte e due le cose. Senta, abbiamo parlato prima della ricerca del limite. Ecco, sembra, e sbaglierò, ma insomma, poter dire che se una definizione che le sia propria è proprio quella della continua ricerca del limite, quasi con un'ansia, come dire, religiosa, quasi come una preghiera, insomma. Da un certo punto di vista forse sì, ho cercato di esplorare i nostri limiti. Ho fatto film con attori ipnotizzati. Sì, li ho ipnotizzati, altri li ho fatti con i nani, ma erano talmente ipnotizzati che di fatto riuscivano ad aprire gli occhi senza svegliarsi. È stato un film specifico, Il cuore di ghiaccio, dove c'è in effetti questa comunità che cade in un trance collettivo, proprio come i sonnambuli, questi camminavano verso un disastro previsto ed è stato un modo per stilizzare la situazione. E poi ho fatto attraversare a una nave una montagna, sono stato nell'Antartide. Questi sono i limiti, ma io sono curioso, sono un tipo curioso. Ora torneremo naturalmente sui limiti e anche quasi sulla necessità fisica di sentire su se stessi, attraverso il dolore spesso, la fatica, lo sforzo atletico, di sentire proprio la natura, la vita, insomma, che così bene si vede nei suoi film. Ma a proposito della nave, cioè di Fitzcarraldo, che per molti è ritenuto il suo capolavoro, ma insomma, comunque diciamo, uno dei più grandi film mai fatti, Fitzcarraldo appunto, cioè questa nave che viene portata fisicamente su una montagna per scavalcare un istmo e da un fiume su cui naviga passare dall'altra parte dell'istmo sull'altro fiume. La cosa sorprendente è che la nave era vera, una vera nave, cioè non ci sono stati trucchi cinematografici o effetti speciali. Perché c'era bisogno, lo diciamo per quelli che non avessero letto La conquista dell'inutile, perché c'era bisogno che la nave fosse vera? Ho sempre voluto far sì che il mio pubblico si ritrovi in una situazione dove di fatto vedano la realtà. Vede, oggi siamo dominati dagli effetti speciali e in effetti muovere una nave che per esempio pesa tonnellate, 200 tonnellate, e la fai passare attraverso una montagna, riporta il pubblico in una posizione del tutto particolare. Al pubblico piace, a me piace anche questo. Non lavoro semplicemente per realismo o per il naturalismo. Quando tu vedi la nave che attraversa la montagna nel film, è un evento quasi di opera, no? È come se fosse Caruso. È una cosa pazza, ma c'è anche della magia, c'è qualche cosa di incredibile e invece lo vedi accadere. Ecco, il cinema dà il suo meglio lì. Non a caso la nave serviva proprio a trasportare l'opera in qualche modo, quindi in Fitzcarraldo. Senta, ma una domanda minima, ma insomma, ma con la burocrazia come fa? Cioè, a realizzare queste cose clamorose imposte? Perché lei ha girato in tutti i continenti, davvero l'unico regista che ha girato in tutti i continenti di cui disponiamo al momento. Insomma, in situazioni estreme. Per esempio, noi in Rai, se ora noi volessimo accendere una sigaretta, ci vogliono 12 permessi e alla fine non abbiamo più voglia, per fortuna. Ecco, lei come fa con la burocrazia? Well,
La burocrazia è il nemico naturale del cinema o il nemico naturale dell'immaginazione. Quindi bisogna essere intelligenti quando si deve risolvere un problema burocratico. Per esempio, quando ho girato nella Repubblica Ceca, ma nel corso appunto del periodo socialista c'era una burocrazia incredibile, mi stavano dietro tutto il tempo, volevano farmi firmare tutto. E allora nel corso delle pause del pranzo cosa facevo? Mettevo giù una serie di numeri su un tovagliolino di carta e poi glieli ridavo indietro e loro li leggevano e non riuscivano a capire cosa stessi facendo. Quindi bisogna nutrire la burocrazia con quello che alla burocrazia piace, carta e numeri, e bisogna impegnare i burocrati in modo tale che non si rendano conto di quel che sta succedendo e ti lasciano in pace. Abbiamo prima parlato in modo serio della sua ricerca del limite, appunto. Ma insomma, invece banalizzando, la ricerca del limite anche come, come dire, esperienza difficile, come difficoltà, come rischio, sin che la fa lei, va bene. Ma i suoi attori erano sempre d'accordo su quello che lei gli ha fatto fare? Lo sapevano soprattutto? Yes. Sì, per esempio il mio ultimo film in Rescue Dawn, Christian Bale ha perso chili e chili, sapeva che cosa lo aspettava, e io anch'io ho perso la metà di quel che ha perso lui per solidarietà, e sapevamo che era uno sforzo fisico, sarebbe stato davvero un grande sforzo. La mia prima domanda che gli ho fatto è: ma sei pronto a spezzare coi denti a metà un serpente? E lui mi ha detto sì, e gli ho detto allora lavoriamo insieme. Questo per dire come si fa a lavorare con Herb. Beh, devo correggere un attimo una cosa, nel senso che sembra una roba tremenda e non lo è forse, ma sono uno molto professionale, io cerco di minimizzare sempre i rischi, di renderli veramente minimi, e nonostante tutte le voci che si sentono e che i media appunto mettono in giro, io cerco di tenere sotto controllo il rischio. Sono un professionista, in 52 film non ho mai avuto nessuno dei miei attori che si sia davvero fatto male, e ne ho fatti 52. È vero però che a volte magari alcuni della troupe si sono fatti male, ma a volte magari per esempio quando abbiamo fatto la Soufrière su un vulcano che stava per avere un'eruzione tremenda, insomma, ecco, bisogna stare attenti, bisogna assumersi dei rischi fino a un certo punto, però c'erano solamente due della troupe che erano con me. Ma adesso non per... io sono pavido, quindi non potrei fare niente. Ma lei un film, come dire, borghese, cioè una storia normale, non ha mai pensato, vorrei fare una storia, lui, lei e l'altro, cioè non è mai venuto, uno può anche fare un capolavoro, ma voglio dire, una storia borghese, non la interessa in nulla. Io credo che gli altri lo facciano meglio di me. Io faccio bene le mie storie, però le mie storie non sono storie estreme, a volte forse sì, ma diciamo che sono delle cose normalissime, anche i bambini capiscono i miei film e le mie storie, e non è che io mi metto a mettere appunto delle idee accademiche tremende, complicate, eccetera, non, niente di estremo, e i miei film, come dicevo, li capiscono anche i bambini, anche a Ghera il furore di Dio, insomma, li ho fatti piano piano, a da anni a questa parte, va bene così. Dei capolavori del maestro Herzog, insomma, io sono sempre molto affascinato dal mio nemico più caro, che in qualche modo è il racconto del suo rapporto con l'attore per antonomasia di Werner Herzog, cioè Klaus Kinski. C'è questo rapporto straordinario, diciamo dialettico, diciamo difficile, insomma, che è molto, quasi da duellanti, da duello romantico, insomma, il vostro rapporto. Kinski le urlava dietro che il volto umano è il paesaggio più interessante da riprendere, mentre lei invece appunto stavate ecco, lei che cosa c'è che non va in questa provocazione di Kinski?
Well, in this case I can only say bene, in questo caso posso semplicemente dire che aveva abbastanza stupidità naturale di suo, insomma. Però... leggendo. Però allo stesso tempo era davvero uno furbo, uno che sapeva cosa succedeva sulla strada, un grande artista. Tutti sapevano che era un tipo difficilissimo con il quale avere a che fare, il più difficile di tutti. Il giovane Marlon Brando era un bambino dell'asilo a confronto suo. E il problema non era semplicemente Kinski di per sé, la bestia selvaggia che doveva essere domata. Erano gli altri membri della troupe, gli altri attori che immediatamente mi dicevano e si lamentavano: è una pestilenza, noi non andiamo avanti a lavorare neanche un giorno in più. Allora come si fa se uno deve lavorare? Io dovevo lavorarmi Kinski, lavorare gli altri attori, i membri della troupe, la barca, la nave. Ogni singolo del capello bianco che ho lo chiamo Kinski. Guardate, il mio nemico più caro, se non l'avete visto, prendetelo, un film straordinario. E se mi permette ancora un indugio su Kinski, perché hanno avuto il maestro Herzog e Kinski un rapporto molto difficile, no, molto clamoroso, due artisti, due geni, insomma, ma è un rapporto appunto fisico anche. Spesso anche ci sono minacciati di morte, nel senso che ho trovato straordinario quel suo racconto in cui dice che a un certo punto, credo durante Aguirre, credo, gli indio le hanno detto: signor Herzog, se vuole glielo uccidiamo noi, ma seriamente. Yes. Cioè, lo volevano uccidere, yes, per quanto si comportava sui set. Ecco, la domanda è... come lo volevano uccidere? Cioè, c'era già un piano preciso o era solo, diciamo, un pourparler? Yes. They were ready anytime. Sì, erano pronti, in qualsiasi momento l'avrebbero ucciso. Di fatto c'erano degli archi grandissimi e frecce lunghe 2 metri che avevano. E con questo fai fuori un uomo in 2 secondi. E quindi ci sono stati dei casi in certe situazioni dove alcuni dei nostri della troupe sono stati colpiti con delle frecce dagli indiani. E semplicemente con la punta della freccia che gli attraversava la gola e l'ha colpito sulla spalla. Una donna invece è stata colpita all'addome. Abbiamo dovuto operarli sul tavolo di cucina perché non era possibile trasportarli. Ed entrambi sono sopravvissuti. Quando gli indiani fanno sul serio, fanno sul serio. Però devo anche dire che ho detto loro: per favore non fatelo, perché ho bisogno di questa gente, dobbiamo arrivare alla fine delle riprese. E devo anche aggiungere un'altra cosa. Sembra tutto divertente, forse era anche divertente, c'è un lato umano anche questo, però allo stesso tempo Kinski era anche un uomo che aveva un'intensità e una presenza sullo schermo che nessuno ha mai avuto né prima né dopo di lui. Quindi c'era questo suo modo di agire, di recitare, che uno si caricava tranquillamente il peso di lui e faceva dei film. Ho fatto 5 film con lui. Sono più opere d'arte insieme, insomma, il film, stare con Kinski, lavorare insieme, dirigerlo, l'esperienza umana, soprattutto, infatti è una vita straordinaria. Io volevo consigliare al nostro pubblico una lettura di uno scritto appunto di Werner Herzog, di questo racconto che si chiama Sentieri nel ghiaccio e che Guanda ha ripubblicato, li ringrazio anche personalmente perché era introvabile in Italia. È un racconto del 1974, meraviglioso, di una traversata a piedi da Monaco a Parigi, in una specie di voto laico, insomma, che Herzog compie per andare a trovare una sua conoscente, una sua amica che stava morendo, convinto che se fosse arrivato a piedi da Monaco a Parigi lei non sarebbe morta, infatti poi peraltro non è morta. E a proposito del viaggio, dello spingersi al limite, delle bufere di neve, di freddo, incontrate le intemperie in questo libro. Ecco, ma lei oggi lo rifarebbe ancora un viaggio così?
Yes, but it has to, sì, have a real substantial, però ci deve essere un motivo sostanziale, essenziale, che lo giustifichi. Io l'ho fatto per Lotte Eisner e lei è stata il mentore del nuovo cinema tedesco, ho lavorato con lei per 8 anni ed era per me troppo presto vederla morire, eravamo amici, eravamo all'inizio degli anni 70 e mi sono detto, non lo sapeva tra le altre cose lei. E io ho detto, guarda, vengo a piedi, vado a piedi e come un pellegrinaggio non le permetterò di morire. E quando sono arrivato, lei è uscita dall'ospedale ed è andata avanti a vivere 8-9 anni ed è arrivata quasi a 90 anni. E lei mi ha detto, Werner, c'è ancora questa maledizione su di me che non mi fa morire, però io sono quasi cieca, non riesco più a vedere un film, non riesco più a leggere, non riesco più a camminare bene. Allora, per favore, solleva questa maledizione da me, fammi morire, lascia che io muoia. E io le ho detto, Lotte, certo, adesso non c'è più maledizione, adesso va bene. E 2 settimane dopo lei morì ed era arrivato il momento. È un libro meraviglioso. A Torino Herzog ha presentato il suo ultimo lavoro, Incontri alla fine del mondo, che racconta il lavoro di un migliaio di persone nell'Antartide, insomma, dei ricercatori nell'Antartide, quindi ancora una volta un viaggio estremo, insomma, per esplorare un altro limite. Abbiamo l'ultimo minuto, volevo chiederle quali sono i suoi prossimi invece progetti. Well, I have 3-4 future Beh, ho 3 o 4 film in mente, ho scritto 2 sceneggiature abbastanza in fretta, una prima di Natale, l'ho appena finita, però vedrò che cosa succede, quale verrà finanziato per primo. E ho poi anche un progetto più a lungo termine su un documentario sulle lingue in via di estinzione. Per esempio ci sono delle persone, delle lingue dove ci sono solamente una o due persone che le parlano. Ed è un... Sì, ci sono 14 lingue che vengono parlate praticamente da una persona sola. Ma con chi parla? Se... E infatti non hanno nessuno con cui parlare. Ci sono 14 lingue dove c'è solamente un solo povero essere umano che le parla. Sembra un film di Herzog. Ci sono 350 lingue dove ci sono meno di 30 persone che le parlano. E dal momento che lei è più giovane di me, quando raggiungerà, diciamo, l'età statistica di 80 anni, 82 anni, il 90% delle lingue di questa terra saranno ormai morte, saranno moribonde molte, e questo non lo si può arrestare, questo processo, e fare qualche cosa, un film su questa cosa è un progetto affascinante, è un film sui nuovi imperativi culturali. Io sa che la ringrazio tanto, spero davvero di incontrarla, che sia stato bene, e per me è stato un grande onore. La saluto e la ringrazio di tutto cuore. Ci vediamo con Antonio Albanese tra 2 minuti, grazie a Werner Herzog. Grazie di cuore.